anche un po' nel male, non è una partita come le altre. Cioè, vediamo bene, se il Parma vince contro il Ventigione, che è un'ottima squadra, che è un derby, che è una squadra che ha costretto l'Alto Vicentino al pareggio, beh, insomma, sono tre punti che pesano molto, 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 più del loro valore numerico. Se il Parma, malauguratamente, non dovesse fare un risultato positivo, beh, vabbè, insomma, non è che ci si strappa le vesti, però... Quindi, soprattutto dal punto positivo, concordi che una vittoria a Ventigione, adesso parlo seriamente, insomma, una bella, una grandissima carica di fiducia e anche guardando il calendario, un notevole bagaglio di punti, più dei tre, mi metterebbe? Beh, allora, la vittoria sicuramente dà morale sempre. Diciamo che non è proprio un derby, però è un derby, diciamo, ecco, con tutto il rispetto per Ventigione, il derby vero è un altro. Sappiamo il valore di questa squadra, sappiamo il valore di questa società, anche perché al di là che una neopromossa, e le neopromosse sono sempre quelle un po' più pericolose, perché? Perché hanno entusiasmo, hanno non hanno niente da perdere. La difficoltà mia, la difficoltà nostra è che per avere non avere lo stesso atteggiamento loro, perché loro chiaramente giocheranno affrontando il Parma storico, il Parma che ha la storia, avendo un'opportunità di affrontare una squadra che comunque per anni è stata nel panorama calcistico italiano internazionale importante. Quindi sarà l'atteggiamento che ho sempre chiesto ai ragazzi di avere. Per quanto riguarda l'importanza della vittoria, sì, ogni vittoria è importante. A maggior ragione contro una squadra che sta facendo bene, a maggior ragione contro una squadra che ha messo già in difficoltà altre squadre. Che effetto fa sfidare Amadei, che è stato uno degli uomini di calcio, come lei ha detto, cui è più legato? Ma l'emozione c'è, cioè, perché comunque sono molto legato effettivamente col presidente, anche se era un po', tra virgolette, nel senso buono, ambiente allenato. Con Amadei ho sempre avuto un rapporto, io penso che sia uno degli ultimi presidenti rimasti che abbiano così mi lego a lui raccontando un po' le figure dei presidenti storici del calcio italiano, che poi sia stato Dino Viola, che poi sia stato Rozzi per certi versi, mi ha dato indietro di qualche anno, Mantovani con la Sampdoria, erano sempre più vicini a noi. Ritengo che sia che il suo ruolo non è soltanto di presidente, ma anche di un padre che gestisce un po' tutta la società, è anche un intenditore di calcio, quindi a maggior ragione ancora di più legato a lui, lo so, perché comunque mi ha sempre aiutato nel periodo che era a Modena, mi ha sempre consigliato, siamo andati anche al confronto, anche allo scontro tra virgolette verbale, ma è stato sempre un confronto reale dove io ho appreso da lui tantissime cose e comunque al di là della gara domani che mi hanno sempre legato al presidente Amadei, perché comunque ripeto è stato quello che mi ha diciamo, mi ha permesso di arrivare alla Serie B, mi ha dato fiducia nelle difficoltà, continuare a darmi fiducia, quindi io posso dire che volevi ancora me ancora di più. Questa è la 20ª partita in casa che il Parma, una delle 20 partite che il Parma farà in casa, non 19. È chiaro che io ogni volta che la squadra gioca, sia in casa che fuori, i tifosi sono straordinari, danno un apporto importante, straordinario, e deve essere una nostra forza e far capire ancora di più, penso, queste sono cose che sto ripetendo dall'inizio, l'orgoglio di Parma, l'orgoglio dei parmigiani che vogliono il calcio, che vogliono fare calcio. Ma il calcio giocato non è il calcio che si è parlato nello scorso campionato. Senza chiederti segreti, perché ovviamente non li diresti, però a una domanda tipo ci sarà qualche novità o non ci sarà novità, cosa risponderesti? Ci saranno essere novità, io in genere la formazione decido sempre
il giorno stesso, non, la notte mi serve per riflettere e poi la mattina della gara decido la formazione. Ci possono, ci potrebbero essere delle novità. Proprio questa credo sia stata forse la prima settimana in cui ho avuto praticamente la squadra al completo. Guardato che effetto fa, anche perché non è una cosa. La cosa piacevole è di vedere tutti in campo. La difficoltà mia chiaramente nel momento in cui vado a fare delle scelte, alcuni di questi vengono messi da parte, proprio per questo motivo oggi ho dato l'opportunità a alcuni di questi ragazzi qui che hanno meno giocato che comunque vengono da problemi di giocare con gli Ignores, quindi alcuni di questi giocatori andranno a giocare con gli Ignores, in prospettiva poi anche di quello che sarà anche la Coppa Italia, ecco. Ci sono sì, c'è Ciotti, il portiere, Ario Sogli, Musa Bala, Traikov e adesso c'è un attimo di nuovo, dunque Ciotti, Musa Bala, Traikov, Ario Sogli e Simonetti. Simonetti. Ora, tra l'altro, sono a disposizione, cioè essendo tutti a disposizione, tutti i reparti sono completi. E, dal punto di vista del reparto offensivo, credo che ci siano a disposizione tutti e tre, però io parlo della punta, quindi Musetti, Longobardi e Guazzo, tra l'altro sono tre giocatori che, a mio modo di vedere, sono anche abbastanza diversi tra di loro, cioè hanno caratteristiche diverse. Si possono completare. Si possono completare e soprattutto quale potrebbe... Sarebbe quasi chiedere la formazione, però quale potrebbe essere l'attaccante adatto anche per scardinare eventualmente la difesa del Milan? Sono tutti e tre adatti. Cioè, io ho visto bene sia Guazzo, Cristian Longobardi e anche Musetti. Musetti sta ritrovando la condizione, sta ritrovando anche l'entusiasmo, ha una voglia matta di giocare e questo mi fa piacere. Alza la competitività anche degli altri, perché chiaramente permette agli altri di allenarsi ancora meglio, come tutti gli altri del resto. Io nelle mie scelte valuto tante cose, sicuramente una delle cose che valuto è anche l'entusiasmo che hanno nel proporsi, l'entusiasmo che hanno nell'impegnarsi. Qui posso fare delle scelte importanti, perché comunque tutti e tre giocherebbero nelle altre squadre. E anche allora, gol fatte, gol non ne subite, su cosa lavorerà, su cosa si può migliorare quando si viaggia a questi livelli? Su questi livelli, domenica per esempio non abbiamo fatto gol, quindi dobbiamo migliorare alcune cose, dobbiamo migliorare anche la fase difensiva, perché comunque abbiamo dato l'opportunità a Forlì di fare due o tre occasioni importanti. Il lavoro c'è sempre, dalla squadra ho fatto vedere alcuni pezzi della partita che abbiamo fatto col Forlì, dove abbiamo fatto vedere le cose che abbiamo fatto bene, delle cose che abbiamo fatto meno bene, e dobbiamo lavorare, rafforzare sulle cose fatte bene, cioè rafforzare, prendere convinzione delle cose che abbiamo fatto bene e lavorare su quelle fatte meno bene proprio per migliorarsi, ma questo è non soltanto come reparti, ma anche come singolo giocatore sulle loro, su alcune delle loro scelte, su alcune delle loro giocate, su alcuni dei loro movimenti. Se c'è una persona che ha sempre il massimo rispetto dell'avversario, qualunque sia il suo nome, questo è sicuramente Gigi Apolloni. Però è un po' una sensazione, un timore, premesso questo, che è doveroso, ho la leggera impressione che forse non si... o come ti dico, hai lavorato in settimana sul fatto che questa, ribadisco, l'ho già detto prima, non è una partita come le altre, fino a quando non ci sarà la gara di ritorno. E potrebbe essere questa un'arma determinante, cioè non voglio dire sottovalutazione, non voglio dire questo, ma proprio non scendere in campo concentrati al 101%. No, perché io ho sempre detto che la squadra si sta allenando sempre al massimo. Ma questo lo fanno tutti gli avversari? Ok. No. Cioè si allenano tutto al massimo, quindi questo che fanno l'avversario non lo so, perché non li alleno, io alleno al Parma e vedo quello che fanno in allenamento. Vi posso dire, posso confermare
che si allenano sempre al massimo. Poi chiaramente dipende dalla condizione loro, dalla condizione fisica, dalla condizione anche psicologica in alcuni momenti, quindi l'allenatore anche deve fare anche delle valutazioni riguardo a questo. Io non sono preoccupato, ripeto, rispetto gli avversari, perché comunque la maggior parte dei Gigioni che sta facendo benissimo, però guardo in casa mia soprattutto, guardo quello che è l'atteggiamento della squadra e in base a quello poi decido l'atteggiamento durante gli allenamenti, durante quelle che sono le cose che mi vado a chiedere. Quindi una partita come le altre, cioè voglio dire, forse il Castelfranco è la stessa cosa. Allora, il rispetto del Castelfranco, del Lentigione, del Forlì, c'è sempre da parte mia. Questa è una partita, se la voglio leggere in questa maniera qui, mi lega un po' a questa partita il fatto che comunque potevo essere dall'altra parte. Ecco, questa potrebbe legarmi, potrebbe essere una partita particolare, ma questa riguarda me. Quello che riguarda la squadra invece è che la squadra deve rispettare quelle che sono le indicazioni, quelle che sono a livello comportamentale, a livello tattico, quelle che sono state le istruzioni che ho dato loro. Devo cercare di giocare sapendo che affrontiamo una squadra che sta facendo bene, che va rispettata, che va considerata come una squadra importante, perché è lì su, ha fatto bene, ha fatto vedere che è una squadra pratica, va dal sodo e noi dobbiamo essere altrettanto. La domanda tattica sarà un palla domani che proverà a sfruttare anche le ripartenze, perché io ho visto Lentigione quest'anno diverse volte, è una squadra che in fase di transizione negativa potrebbe avere qualche difficoltà domani, perché Lentigione è un campo molto stretto, mentre Vercello ci sono spazi più ampi. E loro solitamente portano molti giocatori sopra, diciamo, la linea della palla in fase offensiva. Ma noi vediamo comunque squadre che giocano, che hanno qualità per giocare, perché penso che sia giusto, visto che c'è anche tanta gente, che la gente si diverta a vedere due squadre che vogliono giocare a calcio e non vogliono raccontarsi delle barzellette, ecco, in maniera battuta. Nel senso che a me piace giocare a calcio e vedere giocare a calcio. Se ci saranno delle opportunità, come dici te, o negli altri giorni si scoprirà, cercheremo di sfruttare anche quelle che possono essere di partenza. Tendenzialmente la squadra voglio che costruisca il gioco, che diventa anche padrone del campo. Non sempre ci siamo riusciti, però quando ci siamo riusciti abbiamo creato dei problemi. Scusi, questo scendere in campo anche domenica con l'obbligo, no? Di vincere. Nessun obbligo. Chi è che ce l'obbliga a vincere? Nessuno. Noi dobbiamo giocare per vincere, certo. Non c'è un obbligo. La società ha detto che noi dobbiamo raggiungere un obiettivo. Poi, chiaramente, il nostro come squadra abbiamo il dovere di vincere. Poi ogni partita ha una storia a sé. Non è che la squadra deve andare e dire dobbiamo vincere per forza, perché sono partite come quella di domenica contro il Forlì, che abbia rischiato anche di perdere, pur volendola vincere. Quindi dobbiamo anche saper leggere certe situazioni. Quello che le volevo chiedere è questo: sicuramente una squadra come il PAM avrà delle pressioni un po' diverse rispetto a un'altra squadra. Questo pensa che la possa avvantaggiare nel suo lavoro oppure può essere anche controproducente? Sono sempre punti di vista. Io vedo dei vantaggi nelle pressioni, è un modo anche per di crescita. È un modo di crescita in un ambiente come il PAM, dove i giocatori che sono venuti con il loro entusiasmo, con le loro conoscenze, erano ben consci che andavano a stare con una squadra che comunque avrebbe lottato per il vertice. Quindi queste pressioni sono importanti, perché comunque ti danno delle motivazioni e ti permettono non soltanto come squadra, ma anche come singolo giocatore, di crescere attraverso quelli che può essere un'esperienza per la loro carriera. C'è la tentazione di schierare insieme Longobardi e Guasa? Ci potrebbe essere anche questa tentazione, sì. Ma lì in settimana, martedì, diceva importante passare i primi 10 minuti, poi magari la partita potrebbe essere un po' più, non prendere gol nei primi 10 minuti. Chi è questo? Amadei. Ah. Poi magari la partita potrebbe essere un pochino più semplice per loro da gestire. Ripeto, a me interessa la squadra, quello che dicono loro non interessa neanche a me, cioè nel senso che noi andiamo lì cercando di fare la partita.
quello che saranno poi i dettami del loro allenatore o quello che pensa Amadei, a me interessa meno. Chiudo con due domande per parte mia veloci. La prima era una domanda tattica. Contro il Torino ho visto che soprattutto nel primo tempo il Parma ha avuto un po' la tendenza ad attaccare solo sul lato, per il lato destro, la corsia di presieduta da Dorni e Ricci. Questo ha un po' spinto Melandi a fare anche dei compiti di copertura, perché la squadra un po' doveva comunque adattarsi e ritrovare l'equilibrio. Fatto sta che è diventato forse un po' più prevedibile, però ovviamente a mio modo di vedere. Questo dipende dagli avversari, perché giustamente in campo sono anche gli avversari che magari spingono il Parma sul lato, o dipende più dalla disposizione tattica del Parma, magari da alcune scelte, come ad esempio Saporetti, che sta facendo molto bene, ma che magari non ha la stessa gamba di Adorni dall'altra parte. O forse è tutta una roba che vedo solo io, magari. No, ma sicuramente abbiamo spinto di là perché avevamo sicuramente più spazi. Poi dipende anche dalla condizione del calciatore, nel senso che magari il calciatore in alcune gare è più brillante, è più in condizione, quindi sviluppa delle azioni, sviluppa delle situazioni e magari lo è meno, ecco, come può capitare, come capitano anche in altre gare. Noi il nostro gioco è sempre quello, cioè nel senso che negli sviluppi possiamo giocare da una parte o dall'altra, sapendo i movimenti che dobbiamo fare per scardinare le difese avversarie. L'ultimissima, spero di non farla arrabbiare, so che lei è abituata a guardare vicino e non lontano, però sappiamo che a partita di mercoledì con la Correggese in Coppa Italia si è parlato di un possibile spostamento, sembra che il Parma non sia molto d'accordo, semplicemente se è vero e se c'è la possibilità eventualmente, come ho sentito nell'ultima ore, di giocare al Tardino, però di invertire. Se si sa qualcosa di più. Non lo so, questo non lo so. Non so, io penso che sia più per l'ordine pubblico se si sì, è spostato, quindi non so, sto aspettando che mi dica qualcosa, però questa è una cosa che poi penserò dopo la gara di. Ci ho provato. Quindi già no. È una cosa legittima quella di pensarci, sto pensando perché veramente ci saranno dei cambiamenti in quella gara lì. Però è. Ci penserò nel momento in cui devo pensare a quella vicenda, cioè nel momento in cui capirà quella vista. Una domanda generale, dal lato della sua esperienza, si parla sempre molto di giovani, i Serie B sappiamo che c'è, diciamo, da più. Per lei lo vede appunto come un fattore di obbligo oppure ha visto comunque dei buoni giocatori? Perché ad esempio nel girone F c'è cioè Di Massimo dell'Avezzano che è stato opzionato dalla Juve. No, ma questa è un'opportunità per far sì che quei giovani che hanno talento così si possano mettere in mostra. È chiaro che ti vincola a determinate obblighi, nei cambi devi cambiare con la stessa età, quindi magari non sempre trovi l'atleta, il calciatore pronto alla gara, pronto alla responsabilità, quindi. Però comunque è un'opportunità. Un'opportunità la prendiamo al volo perché mette in mostra i giovani di valore sotto questo punto di vista qui Parma vuole anche avere questa politica. Gio, restiamo alla partita di domani. Se il Ventigione aveva scelto Capolloni e poi ha dovuto virare su un altro tecnico e ha scelto Zattalin per la proprietà transattiva, significa che i due allenatori evidentemente hanno parecchie cose in comune. Come vedi e cosa pensi, cosa sai del tuo collega? Non lo conosco affatto, direi la malattia di che lo conosco. Ho visto alcune partite che ha fatto tutti i giorni, è una squadra, ripeto, pratica, una squadra che adotta un tipo di gioco e che in alcuni momenti cerca di sfruttare al massimo le qualità dei calciatori che ha. Quindi ritengo un allenatore preparato, penso che se hanno fatto questa scelta perché chiaramente vale. Altrimenti. Nel breve interregno, cioè in quelle settimane, in quei giorni in cui vi siete parlati con il Ventigione, con Amadei, con Tusi, ti sarà stato prospettato senz'altro che tipo di campionato il Ventigione puntava. Non commetti un reato se ti dici. Qual era l'obiettivo che era quello di
di salvarsi e poi di vedere come andava e in base poi di muoversi durante il mercato. Questo è, penso che sia nella logica di una società neopromossa. E poi a Amadei è un uomo di calcio, a Amadei gli piace il calcio, se conoscendolo sono convinto che se le cose vanno bene possa pensare magari di mettere 2 euro in più per rafforzare la squadra. Comunque, al di là di tutto, tu in questo colloquio che tu hai avuto, al di là della voglia che avevi di tornare in pista, ritenevi che questa fosse una piazza dei progetti comunque da tenere in considerazione? Ma lo tenevo in considerazione perché comunque andavo con Amadei che ha voglia di fare calcio, ama il calcio, come ama il calcio, quindi la prospettiva mia era un'opportunità, seppur era in Serie B, di vedere anche un campionato che secondo me, vedendo le esclusioni delle Serie C, quindi se ne ho visto tantissime squadre, cioè il livello della Serie D sarebbe cresciuto come sto notando. Chi ti spaventa di più degli avversari? No, non ho spavento, ho rispetto. Vorresti togliere? Ma io non voglio togliere nessuno perché non sarebbe neanche giusto entrare nelle dinamiche della squadra avversaria. Io quello che vorrei, ripeto, è vedere due squadre che giocano a calcio, che vanno a giocare a calcio con rispetto, cercando di valorizzare le loro qualità, sia nella parte nostra che nella parte loro. Questo tengo, chiaramente tengo a vincere, perché questo è sottointeso. Posto, ripeto le domande, mio amico sia a posto. Posto? Grazie.